Arte, cinema e spettacolo che si fondono in un itinerario circense che vedrà protagonista la Calabria. È questo Constitutional Circus del regista Bernardo Carboni, una residenza artistica che prevede la realizzazione di uno spettacolo circense ed un documentario cinematografico dal respiro internazionale, un progetto culturale e artistico coprodotto da Piroette Smart Network Group e presentato ieri a Longobucco, uno dei due comuni del Cosentino insieme a Bisignano, oltre a Rocca Scalegna, comune abruzzese, che hanno patrocinato e accolto in maniera entusiasta il progetto. Sono veramente felice di avervi ospitato e aver dimostrato quello che Longobucco è. Avete vissuto alcuni giorni con noi frequentando la gente longobucchese, quindi avete avuto modo di vedere e di toccare con mano quello che noi offriamo a chi viene nel nostro paese. Ho creduto molto nel vostro progetto e credo che bisogna andare avanti su queste iniziative, che sono delle iniziative molto molto positive per un momento particolare in cui stiamo vivendo. Quindi avere gente nel nostro territorio, avere degli artisti nel nostro comune che ci danno la voglia di andare avanti sempre di più è meglio, perché solo così riusciamo a risolvere qualche problema che giustamente c'è nel nostro paese. I sindaci, nella conferenza stampa di presentazione della docuserie, hanno sottolineato come Constitutional Circus rappresenti un modo nuovo per ricostruire, visto anche il momento storico e sociale attuale, un approccio nuovo di fare cultura per far risaltare luoghi e prodotti di un territorio unico, avvolto da una magia particolare, proprio come quella del circo, per una nuova rappresentazione della Calabria e del sud in generale. È veramente uno scrigno di risorse e di tesori straordinari da tutti i punti di vista, sia naturalistico, culturale, umano. Bisogna scoprirli, bisogna conoscerli, come dicevamo prima, conoscerli e farli conoscere per poterli valorizzare. Tra questi indubbiamente la natura, l'agricoltura. La Calabria è natura, è agricoltura, è piena di cose veramente dai sapori e dagli odori unici. Così come tanti altri territori, ma qui la differenza è che ci sono, ma dobbiamo ancora portarli a un livello di valorizzazione ottimale. Per esempio il grande lavoro che è stato fatto sui fichi, essere riusciti a farlo diventare prodotto DOP, è un lavoro che sta stimolando già tanti altri lavori per la valorizzazione dell'agricoltura. E quindi questo progetto contribuisce ad alimentare una rinnovata passione per la propria identità, per la propria terra, per le proprie origini, una fierezza che era venuta meno e che ci impediva di crescere.